Fa tappa anche a Barletta, nella sede della prefettura, il progetto di sensibilizzazione alla cultura della donazione di organi, sangue e cellule che la Croce Rossa Italiana sta organizzando presso tutti i comitati provinciali della Puglia. Un seminario che ha visto la partecipazione dei più importanti rappresentanti dell'AIDO, l'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, e della DISCO, l'Associazione Donatrici Italiane del Sangue del Cordone Ombelicale. Obiettivo comune: invertire la tendenza negativa che vede la Puglia tra gli ultimi posti in Italia in tema di donazioni. Questo seminario è itinerante, lo abbiamo realizzato in gran parte del territorio pugliese perché secondo la nuova ristrutturazione della Croce Rossa è contemplata non solo la cultura della donazione di sangue ma anche di organi e cellule. Per cui stiamo sensibilizzando e formando sia i volontari e sensibilizzando la popolazione. Per cui il seminario ha lo scopo di facilitare una diversa consapevolezza nella donazione di organi. I buoni esempi fortunatamente non mancano e la storia della barlettana Marisa D'Agostino, la giovane volontaria della Croce Rossa Italiana scomparsa lo scorso febbraio a soli 35 anni, è lì a ricordarlo. I suoi organi hanno salvato la vita di 7 persone in attesa di trapianto. Oggi siamo qui riuniti un po' tutti quanti, grazie anche a tanti relatori, al presidente regionale della Croce Rossa, tanti relatori sia dell'AIDO che donatori sangue per quanto riguarda la scomparsa, la consegna della medaglia d'oro a una volontaria di Barletta scomparsa a febbraio, a Marisa, perché per la volontà dei suoi genitori sono stati donati gli organi e tante altre famiglie, tante altre persone sono vive grazie a Marisa.